Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto dalle clip, siamo andati da Eurospin a fare un po' di spesa. Non è proprio vicino, ma neanche troppo lontano, quindi siamo andati e ogni tanto ci sta. Adesso, vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso, così poi vado a mettere tutto a posto. Allora, prima cosa, così li vado a mettere in freezer, abbiamo preso queste patate barchetta e sono costate 1,59 euro, sono 600 grammi. E le mangeremo poi, magari questo fine settimana faremo qualche hamburger e quindi le mangeremo. Le faccio di solito in friggitrice ad aria, senza olio. Allora, eccomi qui, ho lo scontrino e la penna, così ogni volta mi segno i prezzi, così riesco a trovarli subito, dato che stavolta è una spesa abbastanza, diciamo, più grande rispetto al solito. E abbiamo speso 67,90 euro. E adesso vi faccio vedere tutto, vi dico i prezzi anche se ci metto il doppio del tempo, sia per fare il video che per fare il montaggio, perché ovviamente devo trovare ogni prezzo di ogni singolo prodotto e ovviamente nel montaggio anche devo fare i tagli perché magari ci metto 2 ore per trovarlo e quindi non mi posso lasciare a guardarmi mentre trovo il prezzo, quindi devo fare il taglio, però lo faccio molto molto volentieri. Tanti di voi mi dite che apprezzate questa cosa, che vi dico sempre i prezzi e quindi ve li dico appunto volentieri. Allora, io la penso così. Per me gli svuoti della spesa sono molto noiosi, io infatti non li guardo mai e sul mio canale trovate veramente pochissimi svuoti della spesa. E ogni tanto magari in un vlog vi faccio vedere qualcosa che ho preso al Famila, una spesa piccola, ma di video svuota la spesa proprio dedicati ne faccio veramente pochissimi, quindi proprio perché non mi piacciono, io infatti non li guardo mai, quindi penso che fare un video svuota la spesa e non dire prezzi per me è un video un po' inutile. Quindi adesso mi metto con pazienza, li trovo e ve li dico. Qualcuno me lo ricordo, ma giusto qualcuno, perché appunto lo trovo giusto, perché altrimenti sì, vi consiglio un prodotto, però cioè, le persone ho proprio capito che vogliono sapere i prezzi. Quindi adesso iniziamo subito e vi faccio vedere prima le cose da frigo. Allora, come pasta fresca ho preso i tortellini, non tortelli, e sono ricotta e spinaci, questi qua sono buonissimi, mi ricordo perché li mangiavo sempre quando ancora abitavo dai miei, perché loro vanno spesso da Eurospin e mi ricordo che sono veramente buonissimi, quindi li ho voluti prendere. E ce ne sono, mi sa, 500 grammi, sì, e sono costati 1,69 euro. Io questi li faccio magari perché cioè, sono veloci da fare, quindi quando non so che cosa cucinare oppure devo cucinare qualcosa di veloce, li faccio semplicemente con olio e formaggio grattugiato, come dicevo, mi sa, nello scorso video. Comunque sono buonissimi. Poi ho preso anche le trofie da fare con il pesto, ma vabbè, qui ce ne stanno 500 grammi, quindi a voglia. Niente, queste sono costate 99 centesimi. Mi piacciono un sacco le trofie, quindi quando posso le prendo. Comunque è un buon pezzo, perché ad esempio al Famila costano, mi sa, su 1,19 euro più o meno, qualcosa così. Devo dire che i prezzi da Eurospin, ci sono alcune cose che sono molto convenienti, ma alcune cose proprio assolutamente no. Cioè, dei prezzi proprio assurdi che al Famila costano un po' di meno. Però invece ci sono alcune cose che hanno dei prezzi, devo dire, ottimi. Poi, come frutta, ho preso 4 pesche. Queste qua è da una vita che non le provo. Allora, ho preso queste qua gialle e veramente è da una vita che non le mangio perché prendo sempre le pesche noci e costavano. Allora, 4 le ho pagate 1,44, però costavano, mi sa, sui 2 euro al chilo, può essere. Mi sembra di sì, più o meno. Ne ho prese 4.
poi ho preso anche un melone, pagato 2,02 euro. Per la colazione di domani, dato che avevo voglia, mi sono presa un fagottino alle mele e lo mangio io per la colazione di domani, pagato 99 centesimi. Mio marito non ha voluto niente di queste cose, ho preso i biscotti. Ho preso la carne, questa qua è quella sottile, infatti l'ho presa perché voglio fare gli involtini. E quindi ho preso appunto questa qui sottile, pagata 3,03 euro e sono 184 grammi. Però io queste, dato che sono delle fettine lunghe, le taglio in due e faccio gli involtini, vengono buonissimi. Poi da fare qualche sera così, ho preso queste due cotolette che sono abbastanza grandi, sono di pollo, 300 grammi e sono costate 2,69, così da fare magari con un'insalata vicino e sono veloci, quindi le ho prese per questo. Poi, come affettati, perché stasera ci vogliamo fare dei panini, dopo vi faccio vedere, abbiamo preso, allora, mio marito si è scelto la coppa. È costata 1,89 e sono 120 grammi e io invece mi sono presa l'arrosto di tacchino, questo qua 100 grammi, pagato 1,49, quindi stasera ci facciamo i panini. Poi ho preso anche le uova, eccole qua, sono 6 e sono costate 1,49 euro. Le ho prese perché sono da allevamento all'aperto e quindi le ho volute prendere, scadono il 1° di settembre, quindi le devo fare, ma tra dolce adesso che qui il tempo è più fresco e qualche altra cosa li consumeremo sicuramente. E il prezzo ve l'ho detto 1,49. Ho preso anche le carote, queste già tagliate, carote alla julienne. E allora sono 200 grammi, sono costate 99 centesimi. E queste qua le faccio con un po' di aceto balsamico, olio e sale, e come contorno sono buonissime, quindi le ho prese per questo. Poi la pasta sfoglia che nel mio frigo non può mai mancare, costata 1,09 euro. E costa sì di meno del Famila, perché al Famila mi sembra che adesso costa 1,20 euro, qualcosa così. Comunque, questa è quella, no, è quella rettangolare, ottimo, meno male. Io utilizzo di più quella rettangolare. Poi abbiamo preso anche le mozzarelle, ce ne sono 4 per 125 grammi, sono costate 2,99 euro. Ho preso anche la mozzarella per pizza, che non può mai mancare neanche anche questa nel mio frigo, da 400 grammi è costata 2,99 euro, come quella di Lidl più o meno il prezzo. Comunque questa io la utilizzo per tantissime cose. Per la pizza ovviamente, ma per tante altre cose la utilizzo parecchio. Poi due yogurt interi bianchi e sono da 150 grammi e sono costati 29 centesimi a vasetto. Ogni tanto il pomeriggio qualcuno lo mangio, mi metto un po' di frutta secca, frutta fresca, insomma queste cose così, gocce di cioccolato, burro d'arachidi, insomma, quello che preferisco, è veramente buono. Io di solito non prendo mai quelli già alla frutta, ma preferisco metterla io. Poi per i panini di stasera abbiamo preso due scamorze, eccole qua. Allora, queste sono costate 1,99 e sono due da 125 grammi. Questa qui la farò abbrustolita e poi la metterò nei panini, un po' così come nella foto. Poi ho preso due confezioni di formaggio grattugiato, sono da 100 grammi ciascuno e sono costati 1,39 euro. Poi, come mozzarelle, mio marito ha voluto prendere anche queste, le ciliegine di mozzarella, sono 150 grammi, anche queste sono costate 1,39 euro. Queste sia da mangiare così, sia da mangiare con l'insalata, insomma, sono buonissime. Mio marito per la colazione si è voluto prendere questi biscotti, sono frollini integrali, sono 350 grammi e sono costati 1,39 euro.
Come dolci noi li prendiamo veramente pochissimo nei supermercati, merendine proprio zero, perché io appunto preparo sempre qualcosa fatta in casa e adesso con l'estate ho rallentato un po', anche se ho sempre preparato qualcosina, però diciamo per averli, ecco, se non abbiamo niente, almeno qualche biscotto da mangiare c'è e quindi abbiamo preso questi. Ho preso i sacchetti, questi per l'umido e questi per l'indifferenziata. Allora, questi per l'umido sono costati 1,49 euro e sono 42x44. Questi qua invece sono più grandi e sono costati 1,25 euro. Sono 53x65. Poi abbiamo voluto prendere questo pane, è costato 3 euro, sono delle fettine condite con olio, sale e origano e sono croccanti. Sono delle bruschette made in Puglia di Altamura. Sono 250 grammi e non mi ricordo se ve l'ho detto, sono costate 3 euro, mi sembra di sì. Comunque, e ingredienti: semola rimaginata, olio extravergine d'oliva, lievito sale e origano e basta, non c'è nient'altro. Questi li prendiamo sempre al Famila e sono buonissimi e c'erano anche qui e quindi le abbiamo prese perché sono veramente ottime davvero. Poi farina 00, 3 mulini, pagata 65 centesimi. Abbiamo voluto prendere anche quest'olio, questo è un olio, olio extravergine d'oliva aromatizzato al peperoncino. Sono 250 ml e devo dire che è costato 3,49 euro, però secondo me va bene come prezzo, nel senso che di solito questi qua costano molto di più, tipo sui 7-8 euro, e quindi qui il prezzo ci è sembrato discreto e l'abbiamo preso. Speriamo che non sia proprio piccantissimo, comunque poi vedremo, vi farò sapere. C'era anche al tartufo e anche quello costava 3,49 euro. Poi per me mi sono presa questo latte alle mandorle 100% vegetale. Comunque è costato 1,59 euro e questo è da un litro, è costato di più rispetto a quello che si trova da Lidl, mi sembra, e al Famila, però magari è più buono, non lo so, non l'ho mai provato. E vediamo gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono acqua, zucchero e mandorle, quindi le mandorle proprio alla fine, 8% di mandorle. Però vabbè, dai, io di solito questo ne metto un po' nel bicchiere e poi aggiungo l'acqua e lo faccio così. Poi in estate con il caldo mi piace bere una bevanda fresca la mattina e non sto facendo il cappuccino, anche se tra un po' inizio perché ve l'ho detto, qui è arrivato il freschetto, però per stavolta l'ho preso. Poi ho preso il Mazzi Burger e sono costati, ce ne sono 4 e sono costati 1,05 euro, cioè veramente pochissimo, e con i semi di sesamo sopra. Questo fine settimana sicuramente qualche hamburger uscirà, anche perché ho preso le patatine, quindi qualcosa faremo. Allora, per stasera abbiamo preso la puccia salentina, che la faremo appunto con gli affettati che vi dicevo prima, e la scamorza. Poi ho preso anche i funghi che ci metteremo sempre qui dentro. Comunque con semola di grano duro, olio extravergine d'oliva, ce ne sono 2 e sono costate 1,15 euro. Ci incuriosivano e quindi le vogliamo provare. Poi ho voluto prendere per fare qualche dolcino la farina di nocciole, l'ho trovata a un buon prezzo perché di solito costa veramente un sacco, 2,99 euro, e ce ne sono 200 grammi, origine Italia. La proveremo, però farò sicuramente qualche dolcetto, non la prendo mai, quindi stavolta l'ho voluta prendere. Allora, ecco i funghi sott'olio che ho preso per stasera da mettere nei panini, poi vabbè ci rimarranno perché appunto non li utilizzeremo tutti. Comunque sono funghi alla pizzaiola, peso sgocciolato 182 grammi, costati 1,69 euro.
Poi ho preso il latte parzialmente scremato, pagato 95 centesimi da un litro. No, comunque la farina 00 è stata 59 centesimi, non 65. Ho sbagliato perché mi ricordavo 65 centesimi, però no, ho controllato lo scontrino e costa 59 centesimi. Devo dire un buon prezzo perché adesso si trova almeno a 99 centesimi se ti va bene. Comunque ho preso anche i funghi porcini secchi, costati 1,79 euro, sono 30 grammi. Questi qua li utilizzo per fare il risotto con i funghi. Li sciacquo per bene, poi li metto in una ciotola con acqua tiepida e li faccio idratare più o meno per 30-40 minuti, come c'è scritto qui nella confezione comunque. E poi li vado a tagliare a pezzettini. L'acqua che rimane la utilizzo per fare il brodo per il risotto, perché comunque poi l'acqua diventa proprio, cioè prende tutti i sapori dei funghi e quindi viene un risotto spettacolare. Però come funghi non aggiungo soltanto questi, ma di solito ci vado a mettere anche i funghi surgelati perché quelli posso prendere e quindi faccio un po' di funghi surgelati e un po' di questi tagliati a pezzettini con il brodo e cioè viene un risotto veramente buonissimo. Non mi ricordo se l'avevo mostrato in qualche video, può essere. Magari poi nei prossimi giorni ve lo mostrerò perché lo voglio fare. Quindi il mio metodo, diciamo, per fare il risotto con i funghi è questo. Ho preso il pesto alla genovese, vabbè, lo so che non è come quello che si fa a Genova assolutamente, oppure come quello fatto in casa, e ve lo dico perché me lo dite sempre quando utilizzo il pesto così, di solito le persone del posto me lo dicono, però ovviamente non posso andare a comprare sempre i pinoli, il parmigiano, cioè ci vogliono veramente un sacco di soldi. Ogni tanto lo faccio, però questo lo tengo sempre per, cioè quando mi serve appunto che devo fare qualcosa di veloce, utilizzo questo. È costato 1,19 euro. Poi ho preso i piselli fini da fare pasta con piselli. L'altra volta l'ho fatta sempre con questi in scatola. È venuta una pasta veramente buonissima, non sembravano quelli in scatola. Vi voglio dare un consiglio, magari lo sapete già, però ve lo dico perché io ad esempio non lo sapevo. Prima di utilizzare qualsiasi cosa, qualsiasi legume, diciamo, in scatola, quindi ceci, fagioli, piselli, come in questo caso, lenticchie, mi raccomando, buttate sempre l'acqua che c'è all'interno e andate a sciacquarli per bene. È una cosa che si deve fare per togliere, non so, tutte le impurità, non vi so spiegare di preciso, sinceramente, quindi non mi prolungo, però so che è meglio sciacquarli. Comunque sono costati 69 centesimi e il peso sgocciolato è da 280 grammi. Per fare appunto la pasta con piselli, fagioli, ceci, utilizzo sempre questa, mi piace un sacco questo formato. Sono i ditalini rigati, sono 500 grammi ed è costata 65 centesimi. E poi per finire ho preso una marmellata perché voglio fare una crostata, mi è venuta voglia di fare una crostata con la marmellata e quindi ho preso questa. Allora, è costata 1,29 euro, ce ne sono 285 grammi e all'albicocca c'è scritto senza zuccheri aggiunti. Mentre ero lì sono andata a leggere perché io ormai lo so e sono andata a leggere e ci sono. Non ci sono zuccheri, ma ci sono altri dolcificanti. Di solito quando scrivono senza zuccheri è perché ci sono altri dolcificanti, perché altrimenti sarebbe amara. Ingredienti: allora, albicocche, acqua, edulcoranti, 2 punti. Sarebbero gli zuccheri, penso. Insomma, ce ne stanno, ecco, di zuccheri. Quindi non è completamente senza zuccheri, ecco, altrimenti, vi ripeto, sarebbe amara.
Comunque ho preso questa perché era in offerta. Poi vabbè, ci sono le marmellate, quelle buone, fatte proprio con la frutta. Ma tante volte in queste cose che si trovano nei supermercati, quindi biscotti, merendine, tante volte c'è scritto senza zucchero, ma poi vai a leggere e ci sono altri dolcificanti che magari fanno anche più male dello zucchero. E comunque vabbè, io ho preso quella perché appunto era in offerta, vi ripeto, quindi ho preso quella, ma avrei preso anche quella se, dove c'era lo zucchero normale, non mi faccio di questi problemi, ecco. Comunque io adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi voglio ricordare che questa settimana ci sarà il video anche domenica, quindi riprenderò mercoledì e domenica alle 18. E so che vi sono mancata perché me l'avete scritto in tante e mi avete scritto che vi guardate i video vecchi, quindi sono super felice di questo. Comunque vi mando un bacione grandissimo, se vi va vi aspetto come sempre giù nei commenti e ci vediamo domenica. Ciao!